Benvenuti ad un nuovo appuntamento delle pillole di Macronews. È venuto a mancare nonno Amelino, uno degli uomini più longevi di Cellole. Nonno Amelino Fusciello aveva varcato la soglia dei 100 anni nel mese di marzo. E cambiamo decisamente argomento. Sicurezza stradale. Mentre i residenti della frazione di Carano di Sessa Aurunca lamentano le condizioni in cui versa l'arteria d'ingresso della frazione a seguito degli interventi di Bandiera Blu, il consigliere comunale Antonio Fusco ha avviato una petizione popolare con raccolta di firme che interessa i cittadini di Carano, appunto, di Sorbello e di Avezzano, in cui viene chiesto il potenziamento dei dissuasori, l'istituzione di un senso unico di marcia ed altri accorgimenti finalizzati alla sicurezza stradale. E sono in corso a Cellole in questi giorni i lavori di asfalto, manutenzione, marciapiedi e pubblica illuminazione in via Gramsci. Gli interventi voluti dall'assessore Giovanni Iovino sono a costo zero per l'ente comunale, in quanto sono stati offerti dalla ditta appaltatrice dei lavori di via Tevere. Baia Domizia deve superare i confini nazionali. È l'appello lanciato da Gennaro Papa, operatore turistico appunto di Baia Domizia, che dopo aver partecipato alla kermesse internazionale Go Italy tenutasi a Praga e finalizzata a promuovere il turismo del bel paese in tutto il mondo, ha dovuto constatare la totale assenza negli stand campani della località di Baia Domizia. Papa dunque lancia un appello agli imprenditori della zona e alle istituzioni affinché uniscano le forze per essere sempre insieme presenti ad eventi di caratura internazionale finalizzati a promuovere il territorio e le bellezze di Baia Domizia. Consulta per l'ambiente. La presidente è Carmen Boccino, siamo a Sessa Aurunca. La docente ha riaperto i termini per l'adesione alla consulta per l'ambiente, al fine di incentivare la partecipazione delle associazioni operanti sul territorio. Ricordiamo che la consulta è un organo democratico, consultivo e di confronto con la pubblica amministrazione. Consiglio d'istituto a Cellole. A novembre si terranno le elezioni per il rinnovo delle cariche dell'organo dell'istituto comprensivo Serao Fermi. Ed è stata inaugurata in via Ospedale a Sessa Aurunca la nuova sede del Comando di Polizia Municipale, alla presenza delle autorità politiche, militari e religiose. Per l'occasione il sindaco Lorenzo Diorio ha voluto conferire la cittadinanza onoraria al vescovo Monsignor Orazio Francesco Piazza in partenza per la diocesi di Viterbo ed è stato tra l'altro designato Don Angelo Polito, cappellano della Polizia Municipale. Un defibrillatore per il campo di calcio di San Castrese e questo l'ultimo traguardo raggiunto dall'associazione San Benedetto 2016. Il defibrillatore sarà ufficialmente consegnato allo stadio comunale della frazione di San Castrese nel corso di una pubblica manifestazione. E taglio del nastro a Sessa Aurunca al piccolo museo Leonardo da Vinci. Presso il Palazzo Ducale, il sindaco Lorenzo Diorio e l'assessore delegato alla cultura Italo Calenzo hanno inaugurato il museo dedicato al grande genio italiano. Tre sale per il piccolo museo, di cui una dedicata alle opere dei suoi allievi, molto conservate, molte delle quali conservate in collezioni private. L'allestimento è stato organizzato dall'associazione Gruppo Storico Città di Sessa Aurunca, di cui Gaetano Di Brace è il presidente. E concludiamo con quest'ultima notizia, agricoltura in fiera al fischio di inizio. Il prossimo sabato e domenica 29 e 30 ottobre parte la seconda edizione della manifestazione organizzata dal Comune di Cellole su particolare interessamento dell'assessore Antonietta Marcheggiano in collaborazione con la Proloco Città di Cellole presieduta da Angelo Di Lorenzo. Un'occasione per mettere in mostra e promuovere i prodotti agricoli del territorio e un ricco programma caratterizzerà le due giornate come le degustazioni e le
esibizioni dell'associazione Ariella. Ovviamente per ogni approfondimento a questa e alle altre notizie appena ascoltate basterà digitare il sito www.macronews.it. Grazie per la vostra consueta attenzione e appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci.